Intanto mi presento, io sono Sara Caruana, sono un avvocato civilista e quindi in quanto avvocato il conflitto è il mio pane quotidiano, quindi non dovete risolverli tutti, se no io rimango senza lavoro. Ma no, si risolvono in contemporanea. Noi collaboriamo con tantissimi avvocati, assolutamente, quello sì. Sia come mediazione, sia perché in alcuni casi l'avvocato fa un lavoro fantastico, ma poi c'è qualche problema. Per fortuna i conflitti sono sempre in evoluzione, quindi non c'è il tempo di risolverne uno che ne sorgono di altri. Comunque, essendo l'argomento di stasera principalmente Aikido e psicologia, io ho voluto fare prima un parallelismo tra la psicologia e il diritto, dato che è il mio campo. E mi sono un po' posta questa domanda, ma durante tutto il periodo universitario, che formazione ci è stata data per diventare dei bravi avvocati anche dal punto di vista psicologico? E mi sono resa conto che pressoché è nullo. Infatti, tolto l'esame di criminologia legale, che tra l'altro penso sia tuttora adesso una materia opzionale, non c'è una materia che formi l'avvocato, o peggio ancora, cioè il magistrato, ha una attenzione sul soggetto che di fronte viene e di per sé si spoglia e dice quali sono i suoi problemi anche più intimi, familiari e non solo. Quindi, tolto criminologia legale, la psicologia giuridica, che alla fine è un qualcosa post perché studia le persone già all'interno di un procedimento giudiziario, quindi serve poi per dare della documentazione in più a un giudice per valutare il soggetto, e ovviamente serve molto nel campo del diritto penale, non è tanto il mio ambito. Nell'ambito invece civilistico, andare un po' più avanti, il ruolo dell'avvocato, specialmente negli ultimi tempi, è cambiato, di per sé si è anche completato, proprio per far sì di evitare che la maggior parte dei conflitti vadano di fronte a un giudice in tribunale, quindi con i tempi della giustizia molto lunghi, e quindi con quale problema principale? Che se c'è una controversia che si deve decidere da un soggetto terzo, i soggetti principali, quindi attore e convenuto, fino a quando non c'è la sentenza, sono ancora in guerra, anzi, durante il periodo proprio processuale ne succedono di tutti i tipi, cioè ci sarebbe da scrivere un libro. Quindi il legislatore ha cercato di limitare il più possibile a monte la richiesta di giustizia in sede giudiziaria, cercando di anticiparla, quindi dando un ruolo agli avvocati importante, quindi quello di aiutare e facilitare il raggiungimento di una soluzione stragiudiziale del conflitto. Per fare ciò, in particolare, proprio recentemente, perché è del 2014, il ruolo dell'avvocato è importante perché con la negoziazione assistita le parti, entrambe assistite da legali professionisti, si incontrano a un tavolo, non c'è più un soggetto terzo imparziale che decide come un giudice e si cerca di trovare una soluzione. Quindi è ovvio che c'è un dout des, cedo un po' della mia pretesa, tu cedi un po' della tua pretesa, troviamo una soluzione, risparmiamo tempo, denaro, e nel tempi abbreviati sicuramente il periodo conflittuale rimane ovviamente ristretto. Un'altra cosa, grazie Marco, e la mediazione. La mediazione è un parallelismo più con la figura del giudice, perché il mediatore è comunque un soggetto terzo, addirittura degli avvocati fanno poi una carriera speciale, si preparano per essere mediatori, però i mediatori devono avere una preparazione che in qualche modo abbia anche attenzione appunto alla scienza psicologica. Quindi il mediatore deve facilitare le parti che sono lì, che stanno litigando, a trovare una soluzione. Il mediatore però rimane sempre un soggetto terzo, quindi siamo più vicini alla situazione di tribunale. Però il fatto che siamo in un contesto più informale, non c'è l'aula con la legge uguale per tutti, queste cose che stanno un po' di fine e che in qualche modo intimoriscono un soggetto che vuole pretendere giustizia, il fatto che sia in una stanzina, con un tavolo di legno tranquillo, tutti molto più vicini,
fa sì che la vicinanza aiuta a risolvere il conflitto. Questo è già un parallelismo con l'aikido. Il conflitto, alla fine, più si è vicino al soggetto che ci attacca e più siamo protetti. Più siamo lontani, più il soggetto che inizia ad attaccarci ha la possibilità di calcolare un secondo attacco. Quindi la vicinanza con colui che ci attacca ci garantisce una zona di sicurezza. In particolare, pensando sempre alla psicologia, quindi al fatto che la collaborazione tra psicologia e avvocati è fondamentale, proprio in questo periodo stavo pensando che da mesi che sto studiando per una causa di mobbing lavorativo. E questa causa di mobbing lavorativo è basata esclusivamente sullo studio psicologico, perché ad oggi lo Stato italiano non ha riconosciuto nel diritto positivo alcun reato di mobbing. Siamo fra i pochi stati che ancora non lo riconoscono, perché in la maggior parte dei paesi europei, specialmente del nord Europa, è già da decenni che riconoscono questa fattispecie criminosa. Noi cosa possiamo fare? Non è che il mobbing non esiste in Italia, anzi c'è, ma per poterlo tutelare dobbiamo affidarci un po' alle norme civilistiche o a norme del codice penale che in generale vanno a proteggere e a tutelare la salute del lavoratore, a evitare che ci siano lesioni personali, psicologiche, fisiche, eccetera. Ma è fondamentale proprio il lavoro fatto insieme con gli psicologi. E tra l'altro ho dovuto fare uno studio pazzesco, che ovviamente io non avevo queste conoscenze, perché ripeto, in ambito universitario non viene dato assolutamente niente, e alla fine ho studiato e letto un sacco di scritti di uno psicologo e psichiatra tedesco, Heinz Lehmann, che è stato docente universitario in Svezia, che infatti la Svezia è stata fra i primi paesi europei a riconoscere questo reato, e ha cercato di catalogare tutte quelle azioni che potevano essere catalogate, quindi considerate azioni vessatorie con spirito mobbizzante. In Italia invece abbiamo Harald Edge, che ho scoperto proprio stamattina, perché era convinto che fosse già morto, invece ancora vivente, è scritto all'albo della regione Emilia-Romagna. Infatti ho detto adesso devo chiamarlo, perché dopo che mi sono fatto tutto lo studio voglio proprio conoscerlo, che ha preso, diciamo, questa prima catalogazione fatta da Lehmann e l'ha migliorata per certi aspetti, perché noi italiani siamo veramente in gamba a dare precisione su tutto quello che sono le variazioni e sfaccettature. Questo studio psicologico è fondamentale, e io ho collaborato appunto con la mia carissima amica Maria Chiara, che è presente, psicologa, e ho dovuto mandare da lei comunque il mio assistito, perché io, per provare al giudice che il mio assistito effettivamente ha ricevuto, diciamo, delle azioni vessatorie tali da chiedere tutela giudiziaria, quindi un risarcimento, ho dovuto dimostrare e cercare di, prima che dimostrare, valutare, ma non potevo valutarlo io in quanto avvocato, ma ci voleva il professionista che valutasse la descrizione dei fatti, come questo soggetto esponeva questi fatti, per poi dire sì, no, forse. Di più non posso dire, perché ovviamente siamo ancora in fase che questa cosa sta iniziando. Però è fondamentale questo ruolo, appunto, avvocato-psicologo, no? Quindi la collaborazione tra professionisti è fondamentale. Io devo, quindi, in quanto avvocato, dimostrare, ad esempio, il dolo di un'azione sulla base di cosa? Cioè il legislatore mi dà degli obblighi su qualcosa che io devo andare a studiare la psicologia di un soggetto che fa un'azione. Come posso farlo? Io posso farlo esclusivamente con prove documentali, prove testimoniali, nient'altro, e descrizione dei fatti. Quindi è pazzesco quello che viene richiesto a un avvocato, cioè andare a dimostrare al soggetto terzo quello che era la volontà psicologica della controparte. Se ci pensiamo è follia pura, eppure o così o comì, nel senso che o così oppure non c'è possibilità di ottenere risarcimento. Questa cosa qua è ovvio che per me è difficile da fare, però ripeto, grazie all'ausilio della psicologia, che ha fatto degli schemi, ha aiutato anche il magistrato
nella valutazione di un danno, nel riconoscimento del fatto che è necessario riconoscere che c'è stato un reato piuttosto che una lesione personale. Andando avanti, quindi ci avviciniamo più all'idea dell'Aikido. Quando un soggetto futuro assistito viene da me in studio, normalmente inizia a parlare e non finisce più, perché ti racconta vita, morte e miracoli di tutta la famiglia, no? Quasi sempre la maggior parte dei problemi, anche quelli economici, quindi quando vengono anche solo per un recupero del credito, chissà perché poi alla fine si va a finire nell'ambito familiare. Perché giustamente si diceva, quello che siamo noi all'interno della famiglia lo riversiamo anche nel lavoro, nell'ambito anche solo dello sport. Quindi sono tutti legami molto stretti tra di loro e non si possono isolare e prendere a pacchetti. Quando iniziano a parlare della loro vita personale, quasi sempre si stanno raccontando, è come se fossero uno specchio in qualche modo. Spesso il problema che sta alla base è che non si ha più il coraggio di dialogare con la controparte. Non riesco a parlare con mio marito, non riesco a parlare con mia moglie, non riesco più a parlare con il mio fornitore, non mi risponde le mail, gli chiedo ad esempio dei pagamenti, non risponde più. Quasi sempre si va dall'avvocato perché non c'è più dialogo. Quindi il dialogo poi avviene solo più tra legali. È come se noi dovessimo indossare una toga, appunto, che ci rende invisibili e che permette quindi di ricostruire quel dialogo che si è spezzato a monte. Quindi il nostro ruolo, anche lì dal punto di vista psicologico, è fondamentale. Quindi l'avvocato può prendersi a cuore finché vuole la situazione del proprio cliente, ma deve cercare sempre di mantenersi distaccato, perché quando gli avvocati litigano tra loro, siamo certi che non si arriverà mai a una soluzione. L'avvocato deve facilitare, non si deve mettere al livello del proprio assistito, perché il proprio assistito ha sicuramente emotività. Noi quella emotività dobbiamo lasciarla il più possibile da parte, anche quando si tratta di diritto di famiglia, e spesso nel diritto di famiglia è difficile essere veramente non emotivi, perché spesso raccontano di situazioni proprio tristi, che uno pensa di sentirle solo nei film, invece succedono nella vita reale di tutti i giorni, purtroppo. Anche in Aikido, quando noi pratichiamo, abbiamo sempre un compagno di fronte. Sono rari gli esercizi che noi facciamo sul tatami da soli, ma sono la maggior parte fatti in coppia. Perché? Perché alla fine, per risolvere il conflitto, è fondamentale toccarsi. Il dialogo, che se dentro si fa verbalmente, ha più forza se avviene fisicamente. Quindi quando ci mettiamo di fronte a un soggetto che in quel momento lì impersonifica la nostra problematica, noi non possiamo far finta che non esiste, perché se mi ha preso il braccio, me l'ha preso, non posso tagliarmelo. Sarei stupida a tagliarmi il braccio o a mettere la testa sotto un tavolo. Quindi prima cosa che facciamo è dire, ok, il problema c'è. Cioè mi giro e dico, il problema c'è. Nella vita reale quello che non aiuta è far finta che i problemi non ci siano, perché poi alla fine psicologicamente ne usciamo morti. Quindi prima cosa, riconoscere che c'è il conflitto, guardarlo in faccia. E quasi sempre quando guardiamo in faccia il conflitto ci rendiamo conto che poi non è così brutto come pensavamo. Quindi non bisogna mai cercare di crearsi una vita non reale, una vita fittizia, perché alla fine ci affossa. Non andare avanti. Questo è il mio motto. L'ho sentito quando ero piccola da un signore che di lavoro faceva quello che con lo spray fa i disegni per strada. Era un po' piccolina e mi ricordo che aveva fatto una sbavatura su questo disegno. Noi siamo rimasti quasi con il fiato bloccato perché era un capolavoro e per l'istante c'è stata questa sbavatura. E gli ho detto, tranquilli, nella vita non ci sono problemi, ci sono solo soluzioni. Questa frase proprio mi è entrata nel cuore e vi assicuro che è proprio vera.
non c'è problema che non si possa risolvere con serenità, veramente. Quindi tutte le volte che pensiamo di avere un problema più grosso di noi, ricordiamoci che ci sono dei soggetti che sono abilitati per aiutarvi. E prima di parlare dell'avvocato, io do priorità veramente agli insegnanti, ai psicologi, agli educatori, sono fondamentali gli educatori. Poi, per carità, in ultima spiaggia c'è anche l'avvocato, però è fondamentale avere il coraggio di chiedere aiuto. Se abbiamo il coraggio di chiedere aiuto, come per magia, la soluzione poi in tempo breve arriva, è fondamentale. Quindi, a questo punto io volevo terminare semplicemente aggiungendo che si è parlato prima del tema della solitudine. È interessante come, io ad esempio nella mia vita ho fatto un po' tutti gli sport possibili e immaginabili, ma il mio amore è stato il tennis. Quale sport solitario in assoluto? Io contro un altro, e se perdo o vinco dipende al 99.9% periodico soltanto da me. E quasi tutte le partite, anche di quelle che si vedono ad esempio adesso a Roma, non ci sono le partite, quindi ne sto guardando tutte quelle che riesco, si vince o si perde, voi lo vedete dagli occhi della persona se vincerò o no, perché è tutta psicologia, è tutta psicologia. Il bello dell'Aikido, quindi è un'arte marziale che ho scoperto recentemente, da 8 anni, 9 anni, il bello di questa disciplina è che non si è mai soli. All'inizio si entra magari da soli, ma poi in un secondo si fa parte di una famiglia. Ed è una esperienza bellissima che io veramente consiglio a tutti, a qualsiasi età, perché ripeto, nel nostro dojo abbiamo il più giovane che è Claudio, 15enne, e la persona più anziana va verso gli 80. Eppure quando siamo lì a praticare siamo tutti coetanei, cioè non si sente più questa differenza di età, di cultura, di esperienza, siamo tutti veramente insieme a formare una grande famiglia. Quindi io sono contentissima di aver scoperto l'Aikido e soprattutto io sono convinta che l'Aikido abbia cambiato soprattutto il mio modo di vivere e anche di lavorare. Quindi se io posso dire, sperare di essere una brava moglie, una bravissima avvocatessa o piuttosto una brava zia, e grazie anche all'Aikido e soprattutto al mio maestro. Oh,